A Grand Central oggi c'è la storia di un sogno, la storia di tuo padre. Siamo molto fortunati di essere in un posto come New York. Abbiamo portato 6 delle macchine più iconiche della storia della Pagani Automobili e raccontiamo un pochettino anche il dietro le quinte. Quindi non raccontiamo soltanto tramite le vetture, ma raccontiamo quello che è stata la fatica, il lavoro, il sacrificio che ci è voluto per arrivare fino ad oggi, che è un anno importante dove celebriamo il 20° della prima macchina nel 99 presentata. Si parte proprio da qui, da questi disegni del tuo papà di quando era bambino, per poi passare, questo è proprio un viaggio, no? Avete costruito. Sì. Qui abbiamo un'immagine di mio padre in Argentina, lui quando aveva 18 anni ha fatto la sua prima officina, che esiste ancora, e dove andava a creare le sue macchine. La prima macchina che ha creato era una macchina di Formula 2, era una macchina che correva in Argentina, e grazie a quella macchina poi le cose sono andate avanti. Lui ha conosciuto Juan Manuel Fangio, 5 volte campione di Formula 1 dei tempi, argentino anche lui, e grazie a Fangio poi arriva in Italia per incontrare i grandi dell'automobile, quindi Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo. Quindi poi mio padre, con una valigia di sogni, arriva in Italia e inizia il suo percorso. Abbiamo diverse macchine, però c'è un percorso anche in questo. Spiegami allora, la prima macchina realizzata, giusto? Allora ci posizioniamo proprio davanti alla prima macchina, che si chiama, raccontami. Si chiama Zonda C12 ed è la prima macchina che mio padre presenta nel Salone di Ginevra dell'automobile nel 1999. Quindi qua quest'anno, essendo un anno celebrativo per il modello Zonda, del 20° anno da quando si è presentata questa macchina, abbiamo deciso di fare un intenso restauro del modello e di lasciarlo come era stato poi costruito ai tempi. Quindi è stata completamente ricostruita, rifatta, ed oggi è qui con noi per poi andare in tutti gli altri paesi in giro per il mondo e farsi conoscere, perché questo è il punto di partenza, dove tutto è partito. Il percorso quindi è proprio così, la prima macchina per poi arrivare all'ultima, ma in mezzo ce n'è un'altra e andiamo subito a vederla. Qui abbiamo le 5 macchine più iconiche della breve storia di Pagani, quindi questa è l'ultima. Ti posso chiedere di aprirla, di certo. Così eccola qua. Vediamo un po'. La scopriamo. Questa è la Zonda HP Barchetta. Barchetta è perché non ha un tetto fisso, quindi è una macchina che ha questo design molto, molto interessante e un interno anche che ricorda le macchine da corsa del passato. È incredibile come il vostro punto di forza sia davvero la bellezza, no? Il bello. C'è questa ricerca proprio maniacale del dettaglio bello. La nostra filosofia è arte e scienza. Sono macchine tutte uniche in un certo senso. Questa ha questa caratteristica di un tetto, di essere sempre aperta, quindi ha un parabrezza molto corto e si guida un po' come essere molto spensierati, no? Perché è una macchina veramente che te la devi godere tanto. Adesso ve la facciamo vedere aperta. Grazie. Che meraviglia! È incredibile perché diventano davvero dei capolavori, è come una sorta appunto di quadro, un quadro quotato, e quindi più avanza negli anni e più diventa prezioso. Esatto, sono macchine che ai tempi si vendevano intorno ai 500, 600, 800 mila euro, oggi non si trova una Zonda o una Pagani in generale a meno di 3-4 milioni di euro.
andiamo adesso alla fine del percorso, all'ultima macchina. Esatto. Ce la racconti proprio lì davanti. Andiamo. Ma siamo davanti all'ultimo modello. Questa è la Huayra Roadster BC, quindi sì, come dicevi tu, è l'ultimo modello che abbiamo presentato quest'anno in California ad agosto, e abbiamo la fortuna di portarla anche qui a New York. Ed è una macchina con una tecnologia estrema, una macchina dove abbiamo lavorato tanto sulle performance, sui materiali, quindi tanta ricerca, tanto sviluppo, ed è una macchina che anche è fatta in tiratura molto limitata, soltanto 40 pezzi, quindi una macchina che è completamente venduta, e quindi abbiamo per fortuna una waiting list molto lunga. E una macchina che adesso a breve inizieremo a configurare e piano piano i clienti la riceveranno nei prossimi 2 anni. Il costo? Questa macchina supera i 3 milioni di euro, quindi si va dai 3 milioni ai 3 milioni e mezzo, dipende un po' dalle personalizzazioni estreme, perché ogni macchina è un oggetto a sé. Diamo piena libertà al cliente di esprimersi. La richiesta più strana che vi ha fatto un cliente o più particolare, più bizzarra? Abbiamo fatto macchine di colori molto particolari, rosa, giallo, color Tiffany ad esempio, delle macchine con interni con dei materiali particolari, Hermès, pelle di struzzo, coccodrillo. Di solito si dice gli italiani o comunque gli stranieri arrivano in America per il sogno americano, e invece qui è il contrario, perché tuo padre è tornato in Italia per un sogno tutto made in Italy. Sì, mio padre ha sognato l'Italia e Modena, ha sognato veramente Modena, perché Modena è oggi la terra di motori, ed è partito dall'Argentina con niente. Mio nonno faceva il fornaio. Nella vostra è rimasta prettamente un'azienda a conduzione familiare. Sì, abbiamo questa particolarità. Siamo ancora per la maggior parte della famiglia, mia madre è il CEO dell'azienda, mio fratello lavora attivamente in azienda come designer e io lavoro per seguire il tema della comunicazione negli Stati Uniti, quindi siamo noi quattro, siamo l'unica azienda familiare oggi nello scenario automobilistico mondiale. Io non so se avrò l'opportunità mai di salire su un'auto del genere, allora approfitto adesso, sognando magari di guidarla.